Buonasera, anzi benvenuti, perché stavo per dire ben trovati ragazzi, ma è il primo video di questo nuovo format qui con il vostro Jolly D Good, ma per gli amici anche Jolly D, anche Jolly come pare, raga, non mandate a me sui commenti subito. E insomma, parliamo di questo nuovo format che è Rockin' Vlog, con il quale andremo a ripercorrere e a girare un po' nei meandri della storia del rock attraverso i personaggi che ne hanno forgiato e temprato la storia stessa. E per parlare del rock non si può far altro che, come diceva quello, dobbiamo tornare al blues e riscriviamo la storia da capo. Esatto, dobbiamo passare proprio dal blues e più precisamente dalle mani di Robert Johnson. Il mondo della cinematica, e passatemi i termini, credo si dica cinematica, e dei libri ne sono pieni, ce li trovate a bizzeffe, perché la sua storia è proprio degna di una scenografia hollywoodiana. Ma Non solo, perché potete trovare anche qualcosa di carino su Netflix. Ragazzi, non mi ricordo il titolo, lo so, sembrava più carino se io me lo ricordassi, magari lo fossi andato a leggere prima, ma raga, non mi ricordo il titolo, non voglio fare la figuraccia, quindi andate su Netflix e guardatevelo, ok? C'è chi dice su Robert Johnson che ci sia del soprannaturale e che sembra sentir suonare più persone, invece è solamente lui. Diamo un attimo una veloce infarinata di come nasce e dove nasce il nostro Robert Johnson. Nasce a Hazelhurst, Hazelhurst, raga, passatemi il termine, non ne ho proprio idea di come si pronunci, magari scrivetemelo nei commenti, ma tanto me lo scrivete e quindi io me lo pronuncerò poi come mi pare. Quindi, nel Mississippi, fino a qui ci siamo, l'8 maggio del 1911, la sua storia da chitarrista, diciamo che non parte così spiccata al volo come tutti si possono immaginare, ma è un chitarrista abbastanza scarso all'inizio, non prende una nota, insomma, ma mi sa che suona la chitarra senza corde, proprio non è capace, crede di essere anche bravo senza corde. Niente, più avanti vedremo poi come nasce, ma su di lui vi butto subito la leggenda, perché è nominato anche il chitarrista del diavolo, perché si dice che lo abbia proprio incontrato, ma lo vedremo più avanti. I suoi album sono pochi, perché mi sembra che escono solamente due album, ma all'inizio non erano addirittura album, ma erano solamente vinili, 45 giri, 33 giri, dove c'era solamente una canzone da un lato, se non sbaglio. Quindi la sua storia da scrittore è molto breve, perché sono all'incirca 29 brani quelli che riesce a scrivere prima di... ahimè. Però, chiunque si appresti ad avvicinarsi al mondo del blues, al mondo del rock, non può far finta di niente. Perché ragazzi, questa è storia. Robert Johnson è storia. Ma facciamo un salto indietro, ragazzi, e parliamo dell'infanzia di Robert Johnson, che inizialmente parte anche abbastanza bene, perché nasce in una famiglia benestante, ma si sa, ai tempi non era proprio il massimo nascere di colore, soprattutto nel Mississippi. E quindi il padre di Robert Johnson è costretto a scappare perché rischiava il linciaggio, e quindi lascia solo mamma e Robbie, che sono costretti a rimboccarsi le maniche e a partire. E si girano tutto il Mississippi finché la madre di Robert Johnson non trova un nuovo compagno, che però schiavizza il piccolo e lo costringe ad andare a lavorare nei campi di cotone, come si vede insomma anche nei libri di storia. Quello è il periodo nel quale siamo adesso, in questo momento. E quindi il bambino si vede un po' schiavizzato e non ha voglia di andare avanti, ed era un duro comunque già ai tempi, perché lui non voleva lavorare, voleva fare il blues. Robert Johnson parte infatti dai campi di cotone perché, vi devo raccontare un attimo, facciamo un attimo un cenno storico. La musica dei tempi, il blues e il jazz, nascono proprio dai campi di cotone, dove chi lavorava si faceva i controcanti, chiusa parentesi. E lui quindi braccia la chitarra e va a suonare dal ritmo nei campi di cotone proprio a queste persone che lavorano. Ma intorno a 18 anni qualcosa scuote un attimo la sua vita, perché trova una donna della quale si innamora. Si innamora follemente a tal punto da lasciare la chitarra, la appende al chiodo, pam, e decide di mettere su famiglia e diventare un contadino a tutti gli effetti. E sembra procedere anche alla grande, perché la ragazza rimane anche incinta e lui senza più... ogni tanto passa davanti alla chitarra, la guarda un po' così, però... però diciamo che... tira a campare, va avanti, dura abbastanza, come dicevamo, intorno alla gestazione, si dice, raga, non sono proprio esperto di cinta, sai, non sono mai stato incinta, quindi, vabbè, però, poi mi informerò, ve lo prometto. E niente, comunque, la ragazza rimane incinta e dice, guarda, siccome sto per partorire, vado da mia madre. Siccome ai tempi non era proprio facile muoversi come adesso, non è che prendeva la macchina e vado da sua madre,
il biglietto del treno costava e quindi prende il treno solo lei inizialmente per andare da sua madre. E Robert dice ok, allora appena racimolo qualche soldo ti raggiungo anch'io. Nel frattempo tu vai perché almeno tua madre sa come fare, io non saprei, nemmeno lui era proprio pratico di essere incinta perché sai, non era facile, e tuttora non è facile essere pratici di queste cose. E quindi va da sua madre. E Robert racimola qualche soldo, ogni tanto era a casa solo, prende la chitarra e stuzzica qualche nota come ai vecchi tempi. Ed è pronto ad andare a trovare finalmente la sua moglie con il figlio che dovrebbe essere ormai nato, no? Ma una triste sorpresa è quello che lui trova quando arriva a casa della suocera. Trova la moglie e il figlio che sono morti durante il parto. E la suocera additava a lui la colpa perché diceva che lui suonava la musica del diavolo. Sai, non è che l'ha presa molto bene lui, infatti riprese la chitarra. E disse: non mi accontenterò mai più di sopravvivere, ma diventerò una star. Rimbraccia la chitarra e decide, insomma, di girare tutto il Mississippi con questa chitarretta e soprattutto si mette proprio al seguito di due chitarristi che girano parecchi bar durante quel periodo. E quindi alla fine di ogni concerto di questi chitarristi sale sul palco e improvvisa qualche pezzettino. Ma non è ben preso dalla folla e dal pubblico perché lo insultano e lo cacciano a gran voce e lui però imperterrito ogni fine concerto finché non lo insultano non si muove da lì sopra. E niente, fino al punto in cui quando imbracciò la chitarra di questi due famosi chitarristi dell'epoca non rompe la corda e allora anche il chitarrista si imbufalisce e lo cacciano come un cane. Gli dicono di tutti i colori. E lui, un po' offeso, un po' arrabbiato, se ne va dicendo: vi farò vedere io. Ma dove fosse diretto rimane un'incognita, perché per un bel periodo non si vede più quel ragazzo rovinare qualsiasi concerto. Ma all'incirca, dopo un anno e mezzo, eccolo ripresentarsi con la sua sette corde e sbalordire tutto il pubblico che l'aveva prima insultato a gran voce, con un grande blues, addirittura superando in maestria i due chitarristi che seguiva. E tutti quindi sbalorditi, oh, ma com'è possibile, come avete fatto? E niente, si viene a scoprire una leggenda. La leggenda che vi avevo all'incirca prima, ve l'avevo buttata giù un pochettino, adesso la andiamo un pochetto ad aprire meglio. E questa leggenda dice che se ne andò verso la crossroad. È famoso questo crossroad anche nella storia africana, nel voodoo, insomma, è una cosa che è ricorrente, no? Quindi se ne va in questo crossroad, perché girava la leggenda che se tu avessi portato la chitarra lì, il diavolo te l'avrebbe accordata, però se tu poi la prendevi, cedevi la tua anima al diavolo. E beh, credo che lui l'abbia proprio ceduta la sua anima al diavolo. Anche perché ritorna e suona meglio di chiunque altro, e ora un conto è tornare e essere diventato un chitarrista mediocre, un conto è tornare e diventare il chitarrista più famoso dell'epoca in tutto il mondo. Insomma, c'è una bella differenza, no? L'altra fonte invece dice che lui per un anno e mezzo andò da Ike Zimmerman, un grande bluesman del periodo, ad imparare proprio le origini e le fondamenta del blues. Ma anche se questa sembra la storia più plausibile, ha del tetro e del marcio anche questa, perché il miglior modo che Ike preferiva per insegnare il blues era andare in un cimitero, proprio intorno alla mezzanotte, sedersi su una tomba e suonare del buon blues. Quindi, raga, alla faccia di Ozzy Osbourne, io direi, altro che il re del male, il re delle tenebre, qui si parla di andare a suonare dentro al cimitero, ai tempi, insomma, che... Eh? Come potete notare, in entrambe le storie, un fondo di patto con il diavolo, alla fine, c'è. E come dico spesso, ma non a voi, perché è il primo video, se scendi a patti con il diavolo, i conti, alla fine, li paghi sempre. La storia volge al termine con un triste epilogo. Infatti il nostro Robert Johnson incomincia a prendere la via dell'alcolismo e si innamora della moglie di un barista. Ed un giorno alzò troppo la cresta proprio con il marito e se dalla regia riproponiamo un attimo questa scena, lui ordinò una bottiglia di whisky e gli arrivò senza sigillo. Qualcuno tentò di non fargliela bere, ma lui gli rispose davvero duro: non togliermi mai il mio whisky. E fece una bella ingozzata. Ma lì per lì incominciò subito a tossire, a ululare, a urlare dal dolore. Si piegò in terra, come un cane, a quattro zampe proprio. Cominciò a tossire tantissimo e la gente lo incitava: dai, continua a suonare, per favore. Lui tentò di prendere la chitarra, ma sembrò che questo patto
stesse per finire proprio in quel momento, perché non riusciva nemmeno ad imbracciare la chitarra. Quindi, un po' rammaricato, deve andare subito in stanza, dove soffrì per 2 giorni e poi, il 16 agosto del 1938, dà un attimo dall'inizio al club dei 27. Ci lascia Robert Johnson e inizia così la storia del club dei 27. Dalla regia mi avrebbero anche detto di elemosinare un like, ma non fa rock, ragazzi. Se me lo volete mettere, me lo mettete, se me lo volete mettere, se volemo bene uguale. Se poi vi va, fate un salto anche sulla pagina Instagram o Facebook, adesso vedremo se l'aprirò, se non l'aprirò, ma credo di sì. E vi lascerò i link in descrizione, ma sempre se. E comunque, per lasciarvi, con i grandi mezzi che abbiamo qui dalla regia, vi riporteremo indietro nel tempo e vi lascerò con uno dei pezzi, dei brani più famosi del grande Robert Johnson, Sweet Home Chicago. Anche meno, nel senso, va bene, però, ok. Quindi, il pezzo faceva più o meno così. Home, baby, don't you wanna go? Come on! Back to the land of Louisiana, from my sweet home, Chicago.